Nel pieno centro di Taranto, in via Berardi 15, ecco il Mediterraneo Medical Center. Un'equipe dotata di elevata professionalità e con grande esperienza. Dottor Giuseppe Scarlino, direttore sanitario, odontoiatria, ortodonzia e protesi, chirurgia orale, implantologia, medicina estetica. Dottor professor Alfredo Procaccini, otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale. Dottor Francesco Ciliberto, dottor Mario Ciliberto, ecografia specialistica. Professor Floriano Beleggia, consulenze mediche, polispecialistiche, urologia. Con Mediterraneo Medical Center metti la tua salute in mani sicure. Senza bavaglio, informazione libera, sempre. Ci occupiamo oggi, in Senza Bavaglio, della crisi di Forza Italia. Non è solo una valutazione, o non sono delle valutazioni legate solo ed esclusivamente al risultato elettorale, che pure è stato non certamente esaltante per Berlusconi, ma vogliamo fotografare una situazione in cui forse Berlusconi dovrebbe capire che è arrivato al capolinea per limiti di età, per l'esaurimento di un percorso politico elettorale. Come sapete, la Lega è il primo partito del centrodestra e ha superato Forza Italia. Un partito, dicevo, che sembra aver concluso un po' il suo percorso esistenziale dal punto di vista politico. Già vedete Berlusconi, già fisicamente, porta sul suo volto i segni dell'età, i segni della vecchiaia, al di là ovviamente dei vari lifting. È un fatto naturale. Ogni persona ha una sua crescita, una sua fase di ascesa, raggiunge l'acme e poi inizia la fase, come dire, di declino. Nessuno è esente, neppure Berlusconi. Ma la vera ragione della sconfitta di Forza Italia, secondo me, non risiede tanto nel decadimento naturale del presidente, ma piuttosto nella incapacità di chi gli sta a fianco, nella autoreferenzialità di chi gli sta accanto. Berlusconi aveva creato per le elezioni un cerchio magico per la individuazione dei candidati, e quindi Paolo Romani, Niccolò Ghedini, Brunetta, Letta. E diciamo che, se noi consideriamo le candidature, penso soprattutto alle scelte dell'uninominale, si tratta di candidature fallimentari, perché sono stati messi evidentemente uomini, persone che piacevano a questa elite che stabiliva le candidature e che però avevano poca presa sul territorio. Per esempio, una scelta migliore sarebbe stata quella di candidare dei sindaci, soprattutto sindaci, soggetti coinvolti nelle amministrazioni locali, che proprio per questo hanno un forte legame con il territorio.
Berlusconi ormai anziano, stanco, avvilito, che ha delegato a questi, che ha delegato la scelta, insomma, a questa elite, che altro non ha fatto se non appagare i propri interessi, punire coloro i quali risultavano a loro antipatici, e quindi il risultato è presto detto. Ora, chiaramente, secondo me andrà riformato in toto il centrodestra, Forza Italia, ma parlo di centrodestra, non parlo solo di Forza Italia, ma si potrebbe anche estendere il discorso all'anima centrista, a Noi con l'Italia. Basti considerare il penoso risultato raggiunto da Noi con l'Italia e si consideri che Fitto, già delfino di Berlusconi, poi Fitto ha ripudiato Berlusconi, ha tradito Berlusconi, e Fitto non è stato neanche eletto. Quindi va fatta una rivoluzione copernicana nel centrodestra e soprattutto bisogna far fuori politicamente, espellere, per così dire, quel cerchio magico di Berlusconi che ha determinato il risultato tutt'altro che brillante degli azzurri. Questo quindi è un discorso che può avere ovviamente una valenza nazionale, ma questo risultato sul piano nazionale ovviamente si compone di tanti fallimenti locali, tanti rais, tra virgolette, locali che hanno pensato alla propria rielezione, a mettere gli amici nelle posizioni più comode ai fini dell'elezione, e non hanno pensato alla meritocrazia e alla crescita del partito. Ci sono stati solo interessi personali. Berlusconi evidentemente non l'ha capito. Chissà ora cosa succederà. Berlusconi si ostina ancora a voler essere protagonista in politica, ma secondo me, lo ripeto, è arrivato il punto di creare un nuovo centrodestra, un centrodestra moderno, un centrodestra europeo. Penso, andiamo alle cose locali, proprio in quest'ottica di scelte sbagliate, e la situazione in Puglia è paradigmatica. La Puglia veniva data per una regione azzurra, Forza Italia, cioè il centrodestra, avrebbe stravinto. Nulla di tutto questo. Lo scienziato di turno, l'onorevole Gino Vitali, ha prodotto come coordinatore un risultato fallimentare. Non ha vinto il centrodestra in Puglia neanche un collegio uninominale, dico neanche uno, e questo signore Vitali ha l'ardire, ha il barbaro coraggio di dire: abbiamo ottenuto un ottimo risultato, perché lui dice Forza Italia in Puglia è al 20% e quindi ha raggiunto una percentuale superiore, ripeto, a quella nazionale. Ma io capisco che il signor Vitali vuole salvare la sua sedia come coordinatore. Lui è stato trombato nell'uninominale al Senato, però ha avuto il paracadute del listino proporzionale capolista eletto al Senato. Penso a certe scelte incomprensibili di Forza Italia, che poi scelte che vanno a penalizzare, a punire, a mortificare i militanti, quelli che da una vita hanno militato nel partito, le classi giovani, che però per i vari giochetti di Ghedini, Romani o altri amici degli amici, questi giochetti non hanno fatto altro e non faranno altro che allontanare i militanti, le nuove leve rispetto al partito. Ebbene ha fatto il parlamentare Francesco Paolo Sisto Barese, il quale ha detto: beh, a questo punto bisogna
operare una rivoluzione, tra virgolette, in cui deve emergere la meritocrazia, puntare su soggetti della società civile che siano ineccepibili, che siano loro la bandiera dell'onestà, perché non esiste solo un'onestà, non esiste solo l'onestà o presunta tale del 5 Stelle. Provocatoriamente si è detto fare una Forza Italia a 5 Stelle. Ma per farvi capire come sono state strane, curiose le candidature, e dico curiose per non dire altro, penso all'onorevole Vincenza Giuliana Labriola. Vincenza Labriola, nata tarantina, candidata eletta nella scorsa legislatura nei 5 Stelle, dopo forse un mese o due lascia i 5 Stelle, gruppo misto, pare che abbia avuto anche delle vicinanze con partiti del centro-sinistra, è stata vicina anche a Migliore, all'ala di Migliore del PD, pur stando nel gruppo misto, poi un anno fa si innamora, tra virgolette, di Forza Italia e si iscrive in Forza Italia, cioè si iscrive, rientra nel gruppo appunto di Forza Italia. La Labriola quindi viene ricandidata in Forza Italia, viene messa al secondo posto nel listino, nel collegio plurinominale della Camera e viene eletta. Pensate un po' cosa dice la Labriola al momento in cui nel novembre 2013 Berlusconi decadde come senatore. Oggi, 27 novembre 2013, è decaduto il senatore Silvio Berlusconi. 20 anni di politica hanno ridotto il paese alla miseria e a un nuovo decadentismo, a un nuovo medioevo. 20 anni di conflitti di interesse, di mercificazione delle donne, di abuso di potere, di leggi ad personam. Ora riprendiamoci il paese, iniziamo una nuova epoca fatta di rinascita e recupero dei valori e del giusto ordine sociale, di ridistribuzione della ricchezza, dando garanzie e speranze nel futuro. Un post pubblicato dalla Labriola su Facebook il 27 novembre 2013 alle ore 18.03. La cosa grave è che la Labriola non esprime solo una critica politica nei confronti di Berlusconi, ma attacca la sua moralità. Usando un'espressione grave, ha parlato appunto di mercificazione delle donne. Questa era la Labriola nel 2013. Vediamo un po' cosa scrive la Labriola successivamente a pochi giorni dal voto, 2 marzo. La politica del fare è pronta a prendere in mano le redini del paese, di un'Italia a più velocità, oggi ultima per riprese in Europa, di una nazione in cui i nodi del lavoro e della programmazione non sono stati affrontati con la necessaria serietà. Forza Italia, il presidente Silvio Berlusconi, il candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani sono l'unica risposta possibile per fare fronte ad una situazione che non è eccessivo definire un disastro. Questa è Giuliana Labriola, quella Labriola che pochi anni prima aveva accusato Berlusconi di mercificazione delle donne. E poi prosegue: Forza Italia è decisa a puntare energicamente sul riscatto del Mezzogiorno, tema utilizzato da Renzi e dal PD solo come specchietto per le allodole. Il Sud, sino ad oggi zavorra, deve trasformarsi in risorsa o non vi sarà alcuna ripartenza per l'intero sistema Italia. E poi così altri elogi di Forza Italia. Ma la cosa che mi davvero fa raccapricciare è come può una persona cambiare radicalmente idea e come può un partito come Forza Italia ricandidarla e passi la ricandidatura mettendola in una posizione pressoché blindata. Ora capite bene che tanti elettori di Forza Italia, nel vedere che nel listino proporzionale c'era la Labriola, uno dice sì, vabbè,
Nulla di personale contro la Labriola, persona per bene, però scusatemi, mica posso votare un partito votando il quale la Labriola si ritrova in Parlamento dopo che la Labriola ha accusato Berlusconi di mercificazione delle donne. E poi questo è uno schiaffo ai militanti del partito, ai giovani, a quelli che si sono spesi tanto. Ecco Forza Italia. Forza Italia non solo ha pagato e continuerà a pagare così la decadenza fisica di Berlusconi, ma Forza Italia viene azzerata, viene distrutta dai vari colonnelli che partoriscono delle candidature incredibili, incredibili. Però la politica è così. Prendi la Labriola, che ha sparato a zero su Berlusconi, la metti nei listini e la Labriola viene eletta. Ah, com'erano belli quei tempi in cui esistevano i collegi ampi, col proporzionale, in cui tu dovevi andarti a prendere i voti paesino per paesino. Oggi ti siedi, ti fai un viaggio, sei in una posizione blindata, poi torni e dici: dove mi devo sedere in Parlamento? Ah, dimenticavo, la signora Labriola, quando si candidò al Comune anni fa con il Movimento 5 Stelle, lei lo sottolinea, è una ex grillina, sapete quanti voti prese la Labriola? Uno, un solo voto al Comune. Qui evidentemente forse neanche il marito la votò, o il marito la votò e lei non votò se stesso, non se stessa, non lo so. Comunque, signori cari, così è. Fin quando Berlusconi non farà piazza pulita, Berlusconi ormai è arrivato al capolinea, ma fin quando non ritornerà la meritocrazia, ammesso che ci sia mai stata, questi sono i risultati. Un partito che non deve avere le veline, ma deve avere amministratori, imprenditori, soggetti della società civile che hanno realizzato qualcosa nella propria vita. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.